Bene, ragazzi, anzi bene, pionieri della letteratura. Magari diventeremo dei bibliofili, un canale di bibliofili, di bibliofolli, non di filologi. Non di filologi. Ma di lettori a sentimento. Forse dovrei essere diciamo, più professionale dicendo che è stato Benedetto Croce il primo a parlare di una lettura non filologica, mi sembra, però sono felice di venire corretto. Qualcuno forse sapesse di Benedetto Croce. Comunque, il terzo video, come vedete, un libro così breve, che pure contiene così tanto, quindi questo dimostra che leggere un libro di 40 pagine possono essere 1000 le pagine, cioè non conta quanto è lungo il libro, quanto è forte il lettore, conta ciò che si estrae dalle pagine. In questo caso dobbiamo dire che si estrae anche parecchio bene grazie alla grandezza, diciamo, dello scrittore. Lafcadio Hearn dice: ogni volta che sentite parlare della pubblicazione di un nuovo libro, leggetene uno vecchio. Questo è un consiglio. Qual è un consiglio migliore di questo? Anzi, dice, non è neanche un consiglio suo, ma che veniva dato a tutti i giovani lettori. Lui consiglia dei libri, per esempio consiglia per la mitologia antica l'Edda e il Corpus Poeticum Boreale, va bene, perché lui si riferisce al nord, ma anche Metamorfosi di Ovidio, anche il Faust di Goethe, La morte di Artù di Thomas Murray, questo non lo conosco, e Shakespeare. E dice, sono sicuro che Shakespeare avrà su di voi un'influenza molto forte, molto benefica sul vostro modo di pensare e sentire. E ognuno dovrebbe avere una buona edizione di Shakespeare e dovreste rileggerlo una volta all'anno, senza preoccuparvi, questo è molto importante, di capire tutte le frasi, le completerete più avanti. Sono sicuro che se seguirete questo consiglio vedrete diventare Shakespeare più grande ogni volta che lo leggerete e che alla fine inizierà a esercitare influenza molto forte e molto benefica sul suo modo di pensare e sentire. Un uomo non deve essere un grande accademico per leggere Shakespeare e, attenzione, osservazioni di quello di questo genere valgono per tutti i libri. La lettura di Shakespeare in misura minore vale anche per tutti i grandi libri del mondo, per Faust, quindi diventano sempre più grandi man mano che si leggono. Si può leggere anche continuare a leggere solo un autore, solo Shakespeare, mettiamo. Non bisogna essere accademici, non serve con capire tutte le frasi a livello filologico. Bisogna saper leggere, bisogna saper estrarre, dice, come dico io, come penso voglia far intendere Lafcadio, e quello che vale per la lettura di Shakespeare vale anche per tutti i grandi libri del mondo, quindi Faust, Goethe, Molière, Omero, Marot, La morte di Artù che non conosco, La metamorfosi di Apuleio, La grande mitologia dell'Edda, del Corpus Poeticum Boreale, per capiamoci, ok?